Il dibattito sulla riforma del lavoro passa per La Spezia. La multinazionale IKEA sceglie il Made in Italy. Il governo alla prova delle semplificazioni. Per le imprese, la convention dei servizi ad alto tasso di innovazione. Da Confartigianato Asolo Montebelluna, una task force per sostenere gli imprenditori del Nord-Est. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento consueto con il TG di Confartigianato. Vediamo le notizie. La riforma del mercato del lavoro resta al centro del dibattito politico e sociale del Paese. Confartigianato La Spezia, per capire opportunità e criticità del nuovo impianto normativo, ha organizzato un incontro con Pietro Ichino, Cesare Fumagalli e le organizzazioni sindacali. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. Il disegno di legge della riforma del lavoro ha iniziato il proprio iter parlamentare. A Roma la Commissione Lavoro del Senato ha incontrato Confartigianato e Rete Imprese Italia per un confronto sui contenuti di quel progetto che sta scaldando la scena politica italiana. Per il segretario generale di Confartigianato, Cesare Fumagalli, questa versione potrebbe mettere a rischio l'occupazione delle micro e piccole imprese, le partite IVA e le tutele dell'apprendistato. Temiamo l'introduzione di rigidità nelle forme di ingresso, saremo custodi feroci della salvaguardia di quello che oggi l'apprendistato, delle norme che regolano oggi l'apprendistato, un po' di razionalizzazione del mercato del lavoro introdotta, la salutiamo positivamente. Grande preoccupazione abbiamo che nel disegno di legge, nel tradursi in legge, si possa salvaguardare quella positiva esperienza ventennale che abbiamo sulla bilateralità. Un commento che il segretario generale ha rilasciato al termine dell'incontro organizzato da Confartigianato La Spezia lo scorso 10 aprile, due giorni prima di quell'audizione parlamentare. Un lavoro di cucitura tra Roma e tanti centri produttivi italiani che Confartigianato sta portando avanti per trasformare questa riforma in un'opportunità reale per il Paese. Alla Spezia è intervenuto anche il giuslavorista Pietro Ichino, che ha commentato la riforma del lavoro del ministro Fornero, giudicandola meno incisiva della sua versione originale, ma capace comunque di riavvicinare l'Italia agli standard europei. Un commento, inevitabile parlando ad una platea di piccoli imprenditori, anche sulle implicazioni della riforma Fornero sulle microimprese. Direi che il settore delle piccole e medie imprese è quello meno toccato da questa riforma e bisogna che il maggior costo che ne deriva da questa nuova normativa sul piano contributivo sia compensato da corrispondenti sgravi fiscali che ci saranno. I confronti sulla riforma del lavoro continueranno, l'opportunità è di quelle importanti, l'Italia può battere tanti tabù, ma non può permettersi il lusso di dare il colpo di grazia ad un settore produttivo come quello delle piccole imprese, che crea ricchezza, occupazione e che ha dimostrato di essere un modello economico vincente. Buone notizie per il Made in Italy. Con una mossa a sorpresa, IKEA, il colosso svedese dell'arredamento, ha deciso di spostare alcune produzioni da sud-est asiatico ai distretti italiani. Una scelta controcorrente, motivata dalla nostra migliore qualità e dai minori costi di produzione rispetto ai concorrenti orientali. Si tratta di un segnale incoraggiante in questi tempi di crisi. Confartigianato lo considera un riconoscimento dei punti di forza della capacità manifatturiera, dell'artigianato e delle piccole imprese. Però non bisogna abbassare la guardia. Per aumentare la competitività dei prodotti italiani c'è ancora molto da fare. E proprio per migliorare la vita delle imprese, il Premier Monti dichiara guerra alle complicazioni burocratiche a colpi di decreti legge. Ma per vedere effetti concreti bisognerà aspettare ancora. Il servizio di Lorenza Manessi. In pochi mesi gli impegni del governo per semplificare la vita degli imprenditori sono diventati norme dello Stato. Le buone intenzioni non mancano. Il decreto Semplifica Italia, convertito in legge alcuni giorni fa, promette molte delle cose che Confartigianato sollecita per ridurre i 23 miliardi di costi burocratici sopportati ogni anno dagli imprenditori italiani. Ad esempio, in materia di controlli sulle aziende, l'impegno è di tagliare adempimenti inutili per evitare duplicazioni delle verifiche. Da gennaio 2013 meno oneri anche per partecipare alle gare d'appalto. Grazie alla banca dati unica, le amministrazioni potranno consultare per via telematica la documentazione ed effettuare i controlli sul possesso dei requisiti senza richiederli alle imprese. Scomparirà poi l'obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza previsto dal codice sulla privacy. Tra le novità, anche l'autorizzazione unica ambientale che sarà rilasciata da un solo ente. Modifiche poi al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per eliminare oneri e autorizzazioni ormai anacronistiche.
fisiche. Inoltre, verrà tolta una inutile duplicazione nelle certificazioni di conformità degli impianti. E ancora, a partire dal 1 gennaio 2014, nella pubblica amministrazione saranno utilizzati esclusivamente i canali e i servizi telematici, compresa la posta elettronica certificata. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge sulle semplificazioni, sarà adottato un piano triennale 2012-2015 per ridurre le spese nel settore pubblico. Contemporaneamente, scatterà un piano triennale per misurare i tempi dei procedimenti amministrativi e per ridurre gli oneri regolatori che pesano su imprese e cittadini. E se proprio dovranno arrivare nuovi costi, lo Stato sarà obbligato ad eliminarne altri per evitare che si sommino sulle spalle degli imprenditori. Per far decollare la riforma, inizierà una fase di sperimentazione in alcune zone d'Italia, dove le imprese potranno volontariamente offrirsi di partecipare al test. Insomma, le premesse per rivoluzionare la vita degli italiani ci sono tutte, ma ora si tratta di passare rapidamente dagli impegni ai fatti. Le norme contenute nel decreto Semplifica Italia rinviano infatti a successivi provvedimenti di attuazione. Quindi il rischio da evitare è che i buoni propositi rimangano soltanto scritti sulla Gazzetta Ufficiale e che per avere risultati concreti occorra aspettare ancora tanto, troppo tempo. Dal 19 al 21 aprile prossimi il sistema Confartigianato si ritroverà a Riccione per la tradizionale convention dei servizi associativi. Un appuntamento fondamentale per il nostro mondo, per confrontarci e per delineare le linee guida di un anno di rappresentanza imprenditoriale. I lavori di questa edizione si concentreranno sull'innovazione e sulle nuove tecnologie a disposizione delle imprese e del nostro sistema. Se il giovedì interverranno docenti universitari, imprenditori e i vertici di Confartigianato, il venerdì e il sabato si lavorerà per gruppi tematici, dal fisco al credito, dal lavoro all'energia, passando per la comunicazione, i movimenti e l'internazionalizzazione. Andiamo tra le imprese in difficoltà per la crisi. Confartigianato Asolo Montebelluna ha attivato un centro di ascolto che raccoglie le richieste di aiuto dei piccoli imprenditori. Il servizio di Ivan Demenego. In neppure due mesi di attività ha raccolto decine di appelli di imprenditori piegati dalla crisi. L'AIFA Auxilium è la rete di sostegno promossa da Confartigianato Asolo Montebelluna, una segreteria telefonica sempre attiva, uno sportello con operatori pronti ad ascoltare ma soprattutto a sostenere con strumenti reali chi non riesce più a far fronte al peso pratico e psicologico di fisco, banche e ritardi di pagamento. Le telefonate che sono arrivate sino ad oggi sono per la maggior parte legate a problemi legati, gioco di parole, al credito, ossia credito perché non riescono ad avere credito alle banche o credito perché non riescono a essere pagati dalle aziende perché hanno fatto i lavori. Al primo contatto telefonico segue un incontro. Si stila un piano di intervento a cui si può affiancare, a seconda dei casi, la consulenza gratuita di un avvocato o di uno psicologo. Il centro opera fianco a fianco con i servizi del territorio, uffici comunali, unità sanitaria locale, Caritas. E in tempi strettissimi arriva l'aiuto. Aiuta a tenere aperta l'attività o a chiuderla se mancano i presupposti per mandarla avanti. Io la chiamo l'eutanasia dell'azienda, la piccola azienda, ma se c'è bisogno di fare questo dobbiamo farlo per non trascinare situazioni che possono peggiorare verso qualcosa di peggio rispetto al presente. A telefonare al numero di Confartigianato Asolo Montebelluna non sono solo gli imprenditori veneti o i loro familiari, gli SOS arrivano da tutto il paese. La crisi infatti ha riunito sotto lo stesso cappello realtà produttive di territori prima distanti, ma nel nord-est l'umiliazione di vedere sgretolare in pochi mesi il lavoro di anni può avere esiti più drammatici che altrove. In Veneto, dal 2009 a oggi, una cinquantina di imprenditori si è tolta la vita per motivi economici, una lista che si aggiorna con rapidità preoccupante. Nel Veneto c'è una cultura che può essere considerata, no, in tre parole, lavora, 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 dove la dimensione lavorativa è molto significativa e molto importante. È chiaro che nel momento in cui questa dimensione non riesce più a funzionare o dà una restituzione di difficoltà, questo crea una grossa difficoltà nell'imprenditore. Este, Padova, 20 aprile. I risultati del progetto Prometheus, conferenza internazionale sulle prospettive per le imprese che forniscono servizi energetici. Pisa, 28 aprile. Taglio del nastro per il centro polifunzionale Lavoria. Nasce la struttura promossa da Confartigianato che ospiterà 50 aziende con 400 addetti. Milano, dal 10 al 12 maggio, giornata nazionale della previdenza. Confartigianato partecipa all'iniziativa che fa il punto sulle novità in materia di pensioni e welfare.
Siamo in chiusura e anche oggi è il momento delle rilevazioni dell'Ufficio Studi di Confartigianato nella nostra rubrica Il numero della settimana. 116 è il valore in miliardi di euro della base imponibile e dell'IVA sottratte al fisco dagli evasori totali tra il 2004 e il 2011. Certo, se tutti pagassero le tasse, pagheremmo tutti meno. Anche per oggi è tutto. L'appuntamento è per lunedì prossimo, sempre sul sito di Confartigianato, dalle ore 16. Buona settimana e buon lavoro.